Allora, oggi andiamo in crociera nelle isole a sud di Toba, meravigliose. Sarà una crociera di 50 minuti e per farlo abbiamo scelto una tipica imbarcazione giapponese, cioè l'Esperanza. Mamma mia, quanto è kitsch questa roba qua. Allora, premesso che in Giappone sarebbero arrivati i portoghesi e non propriamente gli spagnoli, mentre il tipo quassù ha tutta l'aria di essere uno spagnolo e non un portoghese, ma lasciamo stare. E premesso questo, il nome Esperanza dovrebbe essere scritto con quella Z strana un po' alla portoghese, cioè non so come si dica, Esperanza, non lo so. E comunque invece è scritto in spagnolo, però è anche vero che i giapponesi usano le lettere europee un po' così come gli viene. Se passeggiate per il Giappone in cerca di un ristorante italiano, vi capiterà sicuramente di vedere delle S e delle Z buttate così come viene sui cartelloni pubblicitari, dando un certo brivido lungo la schiena quando ci passate vicino da buoni italiani. E allora saliamo su questo traghetto iperturistico e va bene così, non si può far diverso, ma andiamo a vedere una cosa molto interessante. Oggi è un video un po' più leggero, ragazzi, non parliamo di cultura o religioni, ma parliamo invece di ostriche da perle. Per farlo siamo a Dago Bay. Se vi ricordate, nel video scorso abbiamo trattato a Toba l'invenzione delle ostriche perlifere. Se vi siete persi il video, andate pure a rivederlo, ve lo metto qui in descrizione o nella scheda. E a Dago Bay ci sono degli allevamenti fantastici. Allora, noi facciamo un bel giro in nave lungo la baia e poi ci fermiamo in un museo barra industria che produce queste ostriche da perle e scopriamo da dove vengono le perle che le nostre signore indossano. Eccoli qua, quelli che vedete qui sono tutti allevamenti di perle. E le ostriche perlifere vengono inserite in queste specie di gabbie. Una volta si usavano dei fusti, delle strutture naturali, adesso si usano delle gabbie ovviamente artificiali e sono sospese sostanzialmente a mezz'acqua, se così si può dire. E vengono ovviamente nutrite, vengono coltivate nel vero senso della parola. Devo onestamente dire, ragazzi, che mia moglie ed io ci siamo imbarcati in questo traghetto più che altro per vedere la baia, perché è molto bella, era affascinante, ma a conti fatti anche il museo delle perle e la coltivazione che ne consegue è stata una cosa veramente interessante, per cui se passate da questa baia io vi consiglio di farvi tutto traghetto e museo. Eccoci arrivati al Museo delle Perle, adesso ce lo visitiamo insieme e devo dire la verità, la nave era abbastanza piena, quindi ci sono un po' di problemi di spazio. Allora, intanto le perle le conosciamo tutti, e una volta erano semplicemente perle naturali che venivano pescate ed era molto raro trovarle, per questo che costavano un sacco di soldi, e poi con l'invenzione giapponese della coltivazione perlifera ovviamente il costo si è abbassato. Il principio di funzionamento è molto molto semplice, si introduce un piccolo elemento estraneo dentro l'ostrica, questo può avvenire ovviamente in maniera artificiale nelle nostre coltivazioni o in natura può avvenire naturalmente, e l'ostrica come reazione a questo elemento, che può essere un granello di sabbia o anche un parassita o un batterio, crea intorno a questo elemento una corazza protettiva che poi, per farla breve, è quella che diventerà la cosiddetta perla. Allora, tenete conto che per produrre una perla ci vogliono dai 3 ai 7 anni, quindi è una cosa abbastanza lunga e abbastanza impegnativa. Nei tempi antichi, per pescare le perle si utilizzava una specie di reparto scelto, erano in realtà delle ragazze che in apnea andavano a pescare le perle, sia normalmente in natura e poi successivamente nelle coltivazioni. Perché ragazze? Beh, allora, io non saprei dirvelo, nel senso che ho trovato delle spiegazioni, mi sono sembrate abbastanza strane, io ve le riporto, poi magari c'è qualcuno tra di voi che si intende di apnea, però sembrerebbe che le ragazze siano più portate per questo genere di lavoro, riescono a fare diversi turni di apnea in una giornata, veramente diverse decine, e stare in apnea per 3 minuti e passa senza conseguenze gravi per l'organismo e soprattutto con un rendimento molto più alto
alto dei maschi, almeno così dicono i giapponesi. Io non so se sia vero, se ne sapete di più ragazzi scrivete pure nei commenti qui sotto. Tra l'altro, sempre per parlare di scienza, ovviamente con 2000 virgolette perché non ho idea se questa roba sia vera, penso di no, e per prepararsi alle immersioni e non soffrire il freddo, in una specie di rituale tradizionale si trovano in una stanza con un camino e si riscaldano per diversi minuti al fuoco, e quando sono bollenti e bruciate queste ragazze sono pronte per starsene al freddo e al gelo dei mari giapponesi a pescare perle. Di fatto io non so se questa cosa dello scaldarsi davanti al fuoco per una mezz'ora fino a diventare bollenti serva davvero a non avere freddo in acqua, però loro lo fanno ed effettivamente ritengono che funzioni e quindi noi ne prendiamo atto. Guardate questa ragazza, ecco, questa è la classica tenuta da sommozzatrice apneista giapponese quando pesca le perle, un certo fashion, visto che le perle sono fashion, anche la tenuta per l'immersione è fashion, insomma, più o meno. Questo video ragazzi finisce qui, io vi ringrazio per avermi seguito fino in fondo, come vedete gli argomenti a volte sono un pochino più tosti, un pochino più culturali, altre volte come in questo caso sono più leggeri, spero il video vi sia piaciuto, ricordatevi che se volete aiutarmi a portare avanti il canale basta pochissimo, lasciate un like, iscrivetevi così vi arrivano gli avvisi su ogni nuovo video pubblicato. E condividete il video e potete seguirmi anche su Facebook, Instagram e gli altri social, trovate tutte le informazioni in descrizione. Ci vediamo alla prossima, il nostro viaggio in Giappone non è ancora finito, ce n'è un'ultima parte molto bella, quindi ci aspetta ancora qualche altro video veramente interessante. Ciao ragazzi!